cabina, prontissimi per Juve-Napoli. Valerio Pavesi, buonasera Valerio. Buonasera, buonasera a tutti. Vai con la formazione della Juve, Valerio. Partiamo con la nostra formazione, Buffon in porta. Che già è una notizia, sì, Buffon in porta. Esatto, perché a sorpresa viene schierato al posto di Szczęsny. In difesa gli esterni saranno Danilo, che ritorna nella sua posizione naturale, e Alexandro sulla sinistra, i centrali De Ligt e Chiellini. A centrocampo Cuadrado a destra, Chiesa a sinistra, mentre in mezzo ci saranno Bentancur e Rabiot. In attacco Morata e Cristiano Ronaldo. Valerio, non ho capito la scelta di Buffon. In questo momento Szczęsny non è al massimo della forma, l'abbiamo visto nell'ultima partita commettere due disattenzioni, forse a livello psicologico gli ha voluto dare un turno di riposo. Sappiamo che Buffon è un grande motivatore, forse in questo momento più che la tecnica serve un pochino di carattere. 57 secondi sono passati dall'inizio della partita, squadre che scendono in campo, Juventus con la divisa classica bianconera, mentre Napoli in divisa da trasferta blu scura. Arbitro della partita Mariani, al VAR Di Paolo. Attenzione il cross! La Juve va vicino al gol. Danilo ha messo un pallone in mezzo dentro l'area di rigore. CR7. Qua se la sbaglia. Qua se l'è un po' mangiata. Clamorosamente. Eh? Un errore. Grazie, praticamente. Ronaldo. No, grazie, non ci voglio Ronaldo. Credere. Riguardiamola. Il cross. Mamma mia, cosa si è mangiato testa. Ronaldo, ragazzi. A due metri dalla porta. Attenzione Napoli. Sì. Attenzione Gianluca. Napoli. In mezzo. Zielinski si mangia un gol clamoroso, già due occasioni in questi primi tre minuti, e questa volta è il Napoli che non concretizza il tiro dentro l'area di rigore, la spara alta e siamo noi a salvarci. Gianluca! Federico Chiesa ha dato la conclusione dentro l'area di rigore, la deviazione provvidenziale da parte di Rachmani, che ha evitato che la palla finisse tra la porta e Meret. Dunque la Juve ha avuto un'altra chance molto favorevole. Lukaku! Attenzione Gianluca, Napoli! Sì, il pallone in mezzo! Riesce in qualche modo a salvare Alexandro con un intervento in scivolata. Ma la Juve che dietro è disattenta, soprattutto nelle fasce laterali, dove arrivano giù e riescono a mettere il pallone in mezzo. Che rischio! Che numero! Occhio la Juve! Chiesa dentro il rete! Finalmente! Finalmente la mettiamo, e questa è un'azione splendida, come al solito, da parte di Federico Chiesa, che sulla destra è riuscito ad andarsene via, a mettere il pallone in mezzo, e questa volta Ronaldo non ha sbagliato, è sempre lui, e arriva esattamente al 25esimo gol stagionale. Dai che ci portiamo in vantaggio, 1-0! Perché Valerio, ti stupivi della bontà del gioco della Juve in questi primi 20 minuti? Sì, mi stupivo del fatto di questa partenza. Poi c'è stato uno scambio nello stretto lì sulla mediana nostra che sinceramente non avevo ancora visto fare quest'anno. Una serie di passaggi consecutivi di prima tra di loro, gestita molto bene. Poi sono riusciti anche a ripartire. È una Juve che sta giocando veramente bene, non bisogna nasconderlo oggi. Rimane a terra Federico Chiesa, dolorante, infortunato. Ho visto un paio di giocatori della Juventus alzare il braccio come per reclamare qualcosa, quindi attenzione a quello che potrebbe succedere. Sì, perché è andato lui sul pallone ed è stato travolto da Lozano. È stato travolto clamorosamente da Lozano. Questo è un check che ci starebbe tutto, è un onore del vero. Poco importa che la parlazione sia proseguita, ma l'intervento di Lozano è totalmente fuori tempo. Falciato! Buona attenzione, il passaggio di ritorno di Danilo per Cuadrado, entra dentro l'area, ce l'ha sul destro! Il tiro è incredibile! Troppo centrale, Meret riesce a parare, ma che azione del colombiano! Sì, sì. Che ha praticamente saltato tre giocatori, è rientrato sul destro, il tiro, e purtroppo non è riuscito a angolare il pallone. Cuadrado scatenato, riesce a servire Morata. Morata, Morata dentro l'area, il passaggio dentro, non arriva Cristiano, poi Chiesa la spara di prima intenzione, ma il tiro termina alto. Questa volta doveva, secondo me, stoppare, stare un pochino più calmo, controllare il pallone e concludere in porta. Non avrebbe avuto problemi, ecco, rivediamolo. Aveva tutto il tempo e tutto lo spazio. Sì. Dai Ronaldo, dai, pressalo, pressalo CR7, eccolo che recupera il pallone. Possiamo soffrire di questa ripartenza. Alvarito, Alvarito, Alvarito avanza centralmente, al servizio per Cuadrado, in destra, no! No, che gol mangiato!
da parte del colombiano. E qui ce lo divoriamo il 2-0. Che peccato. Aspetta, aspetta, Francesco, perché c'è Federico Chiesa che avanza, supera il cerchio di centrocampo, il servizio sulla destra. Attenzione, possiamo proseguire questa azione. Viene atterrato intanto un giocatore. Il cross in mezzo per Cristiano. La stop e perde. Perde il tempo per calciare. Intanto è rimasto a terra un giocatore del Napoli. E recuperiamo il pallone ora con Weston McKennie, che è entrato anche lui nella ripresa. Attenzione al passaggio ancora per Federico, scatenato Federico da tutte le parti del campo. Alessandro parte il traversone dentro l'area per Cristiano Ronaldo, riesce a comunque proseguire il gioco non vincendo il duello su Usai. Attenzione di Dybala al sinistro, Paulino è tornato, 2-0, che sinistro a rientrare, poi c'è Szczęsny, va ad abbracciarlo, tutta la squadra ad abbracciarlo, dai festini ai festoni, riesce sicuramente a iniziare bene questa partita dopo tanti mesi di infortunio con un gran sinistro e siamo 2-0. Paulino Dybala, attenzione, recuperiamo il pallone, Cristiano Ronaldo, c'è Winston McKennie, attenzione Cristiano, ma dai, è la Winston che era lì, dai, è la Winston, potevamo andare sul 3-0. Ah, ma che rigore, ragazzi, questo qui. Gli va a toccare ginocchio contro tibia, il contatto obiettivamente c'è. Insigne, è un rigore importante questo per il Napoli. Insigne, 2-1, e quanto ci sarà di recupero? La serve ancora a Usai sulla sinistra, poi ancora Elmas in area di rigore, il pallone all'impatto da Alessandro, mamma mia, palla. Sì! Ce l'abbiamo fatta, 2-1, è finita la partita, ce l'abbiamo fatta, una ottima Juve, 5, si porta a 59 4, punti, 4, 3, 2, Filippo Tramontana, Valerio Pavesi, grazie a voi, ciao a tutti, gli altri, ovvero, io ringrazio tutti, grazie.